Americano, anche lui dice che in realtà il collegamento con Fahrenheit 9/11. Fahrenheit 9/11 non c'è, il collegamento di Bin Laden, però noi abbiamo un altro pezzo. Ma noi siamo entrati in guerra per quello, non dimentichiamo questo dettaglio, perché a ottobre del 2001 l'ambasciatore americano alla NATO chiese l'applicazione dell'articolo 5 dichiarando a tutto il mondo: noi abbiamo le prove che Osama Bin Laden è dietro l'11 settembre. Adesso scopriamo che non le hanno neanche 6 anni dopo le prove. Senta, siamo entrati in guerra per questo. Su questa cosa sono d'accordo con lei, anzi aggravo la situazione ricordando che l'ambasciatore Colin Powell alle Nazioni Unite mostrò una bottiglietta di bicarbonato di sodio, qualunque cosa, forse cocaina, qualunque cosa fosse, dicendo: ecco qui l'antrace, non mi ricordo, ecco qui le armi segrete possedute da Saddam Hussein in quel caso. Quelle che stiamo cercando, ecco qui la prova, che era poi venuto fuori e il povero Colin Powell ha fatto la fine che ha fatto, che era un falso. Quindi che gli Stati Uniti barino su questa cosa possiamo anche essere d'accordo, anzi siamo d'accordo. Che però da qui a ipotizzare quel gigantesco complotto, le dico la verità, non lo so. Noi abbiamo un altro documento che la povera Benazir Bhutto, pochi giorni prima di parlando di morire, parlando con Al Jazeera, ha detto questo. Il programma è un approfondimento di Al Jazeera English, andato in onda il 2 novembre scorso. Il giornalista è Sir David Frost, colonna della BBC, famoso da oltre 40 anni proprio per le sue interviste. Dopo circa 6 minuti, Frost chiede a Benazir Bhutto della lettera inviata al presidente Musharraf prima di ritornare in Pakistan. Da Bhutto è appena scampata un attentato ed elenca i suoi nemici, tra questi un ufficiale dei servizi segreti che ha avuto rapporti con Omar Sheikh, l'uomo, dice la Bhutto, che ha assassinato Osama Bin Laden. Omar Sheikh, the man who murdered Osama Bin Laden. Ecco, Benazir Bhutto ha parlato, o ha saputo di prima mano, dell'assassinio di Osama Bin Laden, che dunque sarebbe un fantasma che viene agitato quando fa comodo. Sì. Tra l'altro nel film noi mostriamo che alcune delle apparizioni di Osama Bin Laden sono state falsificate. Da chi? Indovina un po'. Chi è che falsifica? Chi è che fa girare delle false immagini di Osama Bin Laden? L'ultima apparizione di Osama Bin Laden è palesemente falsificata, è dimostrabile e noi l'abbiamo dimostrato. Basta mettere che il naso non è quello, gli occhi non sono quelli, la barba non è quella, i capelli non sono quelli. Allora la domanda è: chi è che agita il fantasma di Osama Bin Laden? E questa storia io sono molto contento di averla gettata io in pasto al pubblico, perché un amico mi segnala questa cosa che non avevo visto. Questa intervista risale esattamente al 7 di dicembre del 2007, notare. Questa intervista risale al 7 novembre, sì, esatto, sì. Del 2007, poco prima che la signora Benazir poco dopo il primo attentato vabbè, e poco vabbè, prima insomma, di essere ucciso. Però calma, perché se no se ci mettiamo a ragionare così io sto è semplicemente, tutto un complotto. Io sto semplicemente dicendo che questa intervista è sbalorditiva, perché lei dice che Omar Sheikh ha ucciso Osama Bin Laden, lo dice apertamente. L'intervistatore, che è un giornalista molto esperto, non le dice nulla, non la interrompe, dopodiché cala il silenzio e per mesi non ne parla nessuno. Io l'ho scoperta, ho scritto un articolo per la stampa me l'ha pubblicato e improvvisamente è riuscita la polemica. Ma come mai? Per 3 mesi di tempo, 2 mesi, tutti tacciono su una questione del genere. Certo. Il libro dice una grande verità: in tutte le guerre la prima a morire è la verità. Ah, ecco, questa è la sigla di questo programma, grazie. Noi però dobbiamo stare, sì, d'accordo, noi dobbiamo stare, lei ha portato 100 prove, purtroppo succede alle volte che quando ci sono 100 prove e nessuna è la prova, la tesi invece di rafforzarsi si indebolisce, questa è la. A me non pare. Ma tanto è vero, Giulietto Chiesa, noi, lei vecchia volpe del giornalismo, io insomma quasi, dal punto di vista professionale per carità, non anagrafico, tanto è vero che questa vostra campagna, per così dire, ha raccolto
insomma, cade un po' nel silenzio. È certo che cade nel silenzio, sono 6 anni che stanno zitti tutti, è una delle ragioni per cui io me ne occupo così tanto, perché siccome l'evidenza è che gli interrogativi ci sono e sono enormi, la domanda che io pongo anche nel libro è: come mai l'intero sistema mediatico ha taciuto su questi punti interrogativi? Come mai la CNN, che è la più grande catena televisiva del mondo, ci rivela soltanto a 6 anni di distanza quel documento centrale che è inspiegabile e dichiara e ammette che è inspiegabile? Come mai il silenzio mondiale su questo punto? Perché c'è un divieto di parlare di questo tema. Questo è un tema tabù e io invece voglio rompere questo tabù, perché da questo tabù, come ho scritto nel libro, dipende la nostra vita, dipende la pace, dipende la possibilità di sapere che cosa succede davvero nel mondo, ascolti, eccetera. Ascolti, si è mai sentito in pericolo mentre conduce questa campagna con tanta determinazione? Credo che comincerò a sentirmi in pericolo quando questa campagna diventerà una grande campagna di massa. Per adesso ci stiamo provando. Allora diventerò in pericolo, sì, lo so. Dunque due libri su questo tema scottantissimo, qualunque la si voglia pensare, Zero, a cura di Giulietto Chiesa, 11/9, tutte e due editi da PM. Loro sicuramente in pericolo non sono. Per ora Giulietto Chiesa non è in pericolo perché ha vari scudi, adesso non è il caso di dire quali sono. Arrivederci.